grandi fenomeni musicali di questo tempo, il cantante italiano più scaricato da internet al mondo. E negli Stati Uniti, nel settore musicale di competenza, sul famoso sito MP3, addirittura fra i primi 10 in assoluto. Dal Lussemburgo, dove vive, ha scelto ormai da tempo le Marche per le sue vacanze e noi lo abbiamo incontrato a Numana. Vorrei portarti a ballare sopra i prati della mia adolescenza. Lo scorso anno la stampa di tutto il mondo si è occupata improvvisamente di lui. Uno sconosciuto cantautore italiano che vive in Lussemburgo risultava essere il cantante italiano più scaricato al mondo su internet, con i famosi MP3. Ramazzotti, Giorgia, Bocelli in fila dietro di lui. Per il popolo di internet, insomma, era un divo, un'autorità. Vittorio Merlo, fuori dai giri discografici tradizionali, ha trovato la sua dimensione, comunicare la musica attraverso la rete, un fenomeno musicale ma anche sociale. Il suo pezzo, I Love Ferrari, dedicato alla rossa negli Stati Uniti, è divenuto un cult. Vittorio Merlo si definirebbe un cantautore alternativo e come si colloca? Ma alternativo non so mai a che cosa, no? Perché poi adesso quella che viene definita la musica alternativa è un po' distante dalla mia. Forse sono più un cantastorie, perché io canto più delle storie, in cui è importante anche quello di cui si parla, mentre spesso nel cantautore di adesso è più importante la forma che il contenuto. Un personaggio straordinario che ha scelto le Marche come sua residenza estiva per vacanze di qualche settimana con la sua famiglia, la moglie tedesca, laureata in lingue, di origine sudeta e quattro splendidi figli. Sì, noi siamo adesso a Pedaso, siamo molto contenti. Abbiamo girato, siamo andati, adesso i posti che mi vengono in mente, avevo visto Ascoli, che ci è piaciuta molto, Fermo, bellissima, Monterubiano, anche i posti piccoli. Ieri siamo stati a Campofilone, giusto il nome, bellissimo, un piccolo borgo fantastico. Abbiamo visto chiesettine romaniche, che poi è uno stile che a me è sempre piaciuto tantissimo. E tra l'altro stupendoci del fatto che siano anche forse poco sfruttate turisticamente. Martina guarda il mare, uno dei suoi pezzi più gettonati, insomma, trova la sua collocazione sulle sponde dell'Adriatico. Lui che è di origini milanesi e residente in Lussemburgo, il mare certo non lo frequenta troppo, ma assicura, l'Adriatico è la giusta dimensione per tutto, anche per partire da qui, per nuove navigazioni in mari più grandi, quelli virtuali, dove ormai è capitano di lungo corso. Martina guarda il mare.